Come riporta anche l'app di OneFootball, allenamento del Milan oggi pomeriggio a Milanello. E queste le sensazioni che derivano dopo l'allenamento. Probabile Musacchio, possibile Çalhanoğlu, difficile Calabria. I tre giocatori si sono allenati ancora a parte, mancano 3 giorni all'impegno contro il Brescia alle venerdì sera. Ma Musacchio sembra il più avanti dei tre, Çalhanoğlu dovrebbe giocare, si era allenato bene anche nell'antivigilia del match con l'Udinese, poi aveva risentito un piccolo dolore e giustamente i medici l'hanno fermato, ma era già impredicato di esserci anche contro l'Udinese. Poi invece Calabria ha un problema alla caviglia, ha già avuto nel passato questo tipo di problemi e preferisce sicuramente andare cauto. Quindi questa è un po' la situazione in un Milan che francamente non cambierà molto, se non cambierà nulla. Giocheranno ancora con il rientro, saranno due forse i cambi, poi ne sapremo di più domani mercoledì, poi ancora giovedì, domani allenamento al mattino, giovedì ci sarà la conferenza stampa sempre intorno alle 13:30-14 prima della partenza per Brescia. E stavo dicendo, non ci saranno tanti cambiamenti. Al limite Çalhanoğlu si recupererà al posto di Bonaventura, con un centrocampo sempre imperniato su Bennacer, Kessié e a destra Castiglieco. Apro una parentesi, ma come si fa a dare questa ammonizione a Castiglieco? Perché senza entrare in campo, senza tagliare, ha fatto il giro largo, ha fatto il giro largo per andare ad abbracciare i compagni. Adesso voglio vedere tutti i giocatori che legittimamente entreranno in campo per abbracciare il compagno che realizza un gol importante o nel finale, voglio vedere come si comporteranno gli arbitri. Perché lui a 20 secondi dalla fine non entra in campo, fa il giro dietro la porta e va a abbracciare il compagno, è successo 1000 volte, non ho capito questa ammonizione del signor Pairetto. 2 ammonizioni mi hanno lasciato totalmente perplesso, e perché sono il re dell'eufemismo. Questa qui è alla prima giornata di campionato ammonito il povero Çalhanoğlu, perché non ricordando, era la prima giornata di campionato, è cambiato il regolamento, i giocatori devono uscire vicini alla linea dell'out senza attraversare il campo per andare e uscire vicino all'allenatore, vicino alla panchina. Non si è ricordato, all'arbitro non ricordo neanche, ma non riesco a capire. Invece di ricordarglielo e dire guarda che devi uscire là, vicino alla linea più vicina a te, all'out più vicino a te, ammonito. Io queste cose, io ho una grande ammirazione per gli arbitri, non ho mai avuto un problema con gli arbitri e ho una sconfinata ammirazione per i guardiani italiani. Però io queste cose non le capisco. Çalhanoğlu, ricordaglielo e gli dici guarda che devi uscire là, non là, invece di ammonire. E Çalhanoğlu, scusate, Castiglieco che fa il giro largo per andare a abbracciare i compagni, cosa che è sempre successa con giocatori che vanno addirittura sotto la curva ad abbracciare il compagno. Voglio vedere la prossima volta come si comporterà l'arbitro quando un giocatore o due giocatori o tutta la panchina va a abbracciare il compagno che realizza il gol. 8 cartellini gialli? 9 carte, perché non ha fatto neanche perdere tempo la partita, è andato dietro ed è uscito dietro. Anche Pioli si è guardato, cioè Pioli e chi c'era? Sì, Antonio Donnarumma si sono guardati sbigottiti. Chiusa la lunga ma doverosa parentesi, proseguo dicendo che quindi la difesa avrà ancora Conti, dovrebbe rientrare Musacchio insieme a Romagnoli, Teo Hernandez a sinistra, Gigio Donnarumma, e là davanti credo che Leao e Ibrahimovic per adesso non siano in discussione, con Castiglieco, Çalhanoğlu, come ho detto, Bennacer e Kessié. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like,
lasciate nel taschino il cartellino giallo.